Buonasera da chi vi parla, Franco Trenzani, assieme a Icio Zuppi, la mia spalla tecnica e la vostra spalla tecnica anche per quanto riguarda appunto la partita di oggi, serie a 2. Siamo in Palazzesteco di Cividale dopo il minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto, del terribile terremoto in Turchia e in Siria. Le squadre si mettono in campo, giallo il colore della squadra di casa della Gesteco di Cividale del Friuli, rosso quello della Unieuro Forlì. Icio Zuppi, che partita ci aspetta? Ma è una partita difficilissima sicuramente. Forlì è un'ottima squadra, non lo diciamo noi ma lo dice la classifica. Ha fatto un campionato di testa fin dall'inizio, per cui sicuramente sarà una partita difficile, come d'altronde quasi tutte in questa Serie A2. Come quasi tutte in Serie A2, la squadra di Pillastrini c'ha fra il suo roster un giocatore oggi in meno, non lo vediamo in partita, non lo vediamo in panchina nemmeno. Stiamo parlando anche di Nikolic e magari ne parleremo poi, perché vediamo un nugolo di giovani e diciamo che non è male vedere i giovani anche in Serie A2, no caro Icio? Assolutamente, anche perché stanno facendo benissimo nel loro campionato di appartenenza, l'Under 19 di eccellenza. In settimana hanno battuto la Reyer, hanno un'ottima classifica che potrebbe portarli, tocchiamo ferro, alle finali nazionali. Certo, tocchiamo ferro, ma intanto
tocchiamo i quintetti in campo, siamo andati comunque a 0-0 ancora, nessun canestro né per una né per l'altra squadra. Dunque abbiamo intanto gli arbitri, la triade arbitrale, intanto l'attacco appunto di Forlì con Gazzottoni, che poi Zotti che giocano anche a Udine, diciamo alterna arbitrale Marco Vita, Lorenzo Grazia, Giulio Giovannetti. E il quintetto della squadra di casa è composto da Eugenio Rota, no, ti ricordi, 29 punti la scorsa volta, questa partita abbastanza incredibile persa in quel di Nardò. Poi Peppe, numero 20 dell'Agnello, che va al tiro da 3 punti, non dico che l'abbia buttato via, ma quasi. Stavano scadendo e i 24 dell'Agnello sorride, ha tirato con la mano destra appena ricevuto. In un suo classico tiro, quello che noi chiamiamo tiro in mezzo tempo, grande sensibilità però nelle dita da parte di Dell'Agnello. Allora, quindi arriviamo sul Dell'Agnello con tiro, poi Miani numero 4 e Pepper numero 20 e Aristide Moa con il numero 10. Questo è il quintetto proposto da Stefano Pillastrini. E poi abbiamo, per quanto riguarda Antimo Martino, intanto ruba la palla Aristide fino in fondo e c'è fallo personale rischiato al numero 4 in casacca rossa, ossia Vincent Sanford, quindi azione possibile anche da 3 punti. Ottima difesa di Aristide Moua. Dalton Pepper aveva tenuto molto bene in pivot basso Gazzotti, sul passaggio di uscita è intervenuto Moua che a lunghe falcate ha guadagnato quel metro di campo a Sanford che ha commesso fallo e Aristide ha appoggiato facilmente, invece il tiro libero non va a bersaglio, tabellata. Era una mattonatina, una tabellatina, esatto, con Aristide, forse non ha bilanciato bene il suo tiro, ma non importa, è stato comunque il quinto punto per la Web Gesteco, che è in difesa contro la compagine di Antimo Martino di Forlì Scadra, in primi posti in classifica. Quindi mi pare che dopo la vittoria che noi abbiamo fatto, che Cividale ha fatto anche quel di Forlì, è salita di tono, no? Sì, avevamo già visto in precampionato a Lignano, intanto qua ottima assistenza di Dell'Agnello in penetrazione per Dalton Pepper e coach Antimo Martino, dopo poco più di quasi 3 minuti diciamo time out sull'8-0, coach Antimo Martino non vuole vedere la sua squadra soccombere e chiama immediatamente time out. Diciamo che Forlì è comunque è stata già da quest'estate una delle candidate alla promozione. Stavo sorridendo perché Antimo Martino mimava come giocavano i giocatori e saltellava, probabilmente voleva dire dobbiamo aumentare un poco il regime della nostra fisicità. Grande coach Antimo Martino. Dicevamo di Forlì, una delle candidate, e lo sta dimostrando in questo campionato, sarà una lotta molto dura perché anche Pistoia e soprattutto Cento, che mi ha fatto una grandissima impressione 15 giorni fa qua su questo parquet, non molleranno fino alla fine. Non molleranno fino alla fine, Antimo Martino chiama time out per dire ai suoi giocatori, dopo 3 minuti non abbiamo segnato assolutamente niente, subendo 8 punti. Ma soprattutto questa bella azione con dentro fuori, anche era arrivato Dell'Agnello fino sotto, poi ha preferito darla a Pepper, e se Pepper sbagliava era da appenderlo ai travi in legno del palazzetto dello sport di Cividale. Bella questa pressione difensiva ora, racconta. Sì, con raddoppi, una novità proposta da coach Pilla, mentre dal punto di vista tattico abbiamo notato anche una difesa zona per un'azione, una 2-3 proposta da coach Antimo Martino. Quindi oltre alle difese individuali, che sono ormai un classico di questo campionato, anche alcune novità dal punto di vista tecnico-tattico. Allora dunque abbiamo in campo, abbiamo detto, il numero 4 Sanford, il numero 11 Nathan Adrian, ecco questa è la coppia di giocatori stranieri diciamo pure per Antimo Martino. Poi abbiamo il, come abbiamo detto, Gazzotti con il numero 6 e poi il numero Pollone numero 18 e poi a chiudere Valentini con il numero 7, eccolo che è in possesso di palla marcato da Miani, nulla da fare per il suo tiro di Valentini, lascia il pallone, però l'arbitro dice che l'ha toccato un giocatore in casacca gialla del Gesteco. Beh, insomma qui era molto più vicino di noi,
e dobbiamo riconoscere che magari ha visto meglio, ma insomma tranne la dirigenza della Gesteco. La dirigenza della Gesteco non è d'accordo con il fischio arbitrale. Il consegnato, ora è entrato anche Benvenuti con numero 25 ed è entrato anche con numero 24 Lorenzo Penna. Buon giro fino sotto, ma sbaglia ancora. Il rimbalzo però è a favore della squadra di Forlì e c'è i secondi, 24 secondi che esauriscono, perché effettivamente il regolamento parla chiaro, cioè se il pallone colpisce il ferro allora si azzerano, viene resettato a 14 visto che siamo in attacco, se no continua a scorrere come è stato il caso. Rota, Eugenio Rota, marcato da il buon Lorenzo Penna. Ecco, poi la zona, Franco, come dicevamo prima. Ecco la zona appunto proposta, però, cioè, però dopo si adegua a uomo. Si adegua uomo, mostrano la zona, però poi si adegua. Viani, bella, uno contro uno. Grande palla, grande azione personale di ottima azione sulla linea di fondo. È andato a concludere, pensavo volesse concludere rovesciato, invece ha concluso, ha trovato lo spazio per concludere subito, ancora più efficace. Intanto primo canestro di Forlì, primo canestro di Sanford in lay-up con la mano destra. E siamo sul 10-2 dopo i primi 4 minuti e mezzo di questa partita, che ha visto già il time-out di Antimo Martino, coach della squadra avversaria. Gran rimbalzo di Dalton Pepper, Eugenio Rota non riesce a entrare in area, gira ancora il pallone, 7 secondi per chiudere l'azione. Dalton Pepper, numero 21 contro 1, scarica verso Dell'Agnello, scorrono i secondi, va al tiro lo stesso, giustamente, però non c'è canestro per lui. Sanford riporta il pallone oltre la metà campo a favore della squadra dell'Unieuro e c'è Miani che commette un fallo un po' sciocco in verità, perché stava andando comunque Sanford verso l'esterno e non verso l'interno. Sì, anche perché Aristide Moa, il nostro panterone, che in difesa è veramente un atleta eccezionale, lo stava chiudendo egregiamente. Esce intanto il numero 18 Luca Pollone e va sul terreno, ma guardiamo un po' Daniele Cinciarini, il capitano di questa squadra, il Cincio, che poi è anche l'anima insomma della compagine di Forlì. Assolutamente un giocatore di grande esperienza, che ne ha viste di cotte e di crude di queste categorie, e quindi grande esperienza e grande leadership per lui. E Adrian dai 6,75 va a segnare da 3, tiro pesante, ma alla fin fine qualche azione offensiva devono pur sempre farle, insomma è stato uno scarico molto ben fatto. Adrian è un ottimo giocatore che può colpire in diverse maniere, Franco, può colpire da 3 punti come ha fatto adesso, ma anche in pivot basso. Dalton Pepper si gira per il suo tiro e va a segnare. Dalton Pepper, che dobbiamo riconoscere effettivamente che nelle ultime 2 partite, pur se è stato roccioso in difesa, ha aiutato molto ai rimbalzi. Anticipo intanto di Miani, diciamo che adesso sta andando al segno, vediamo se anche questo va. Peccato, colpisce il pallone nel rimbalzo, ma era giusto tirare dai 6,75 anche in questa azione per Dalton Pepper. Assolutamente, è un tiro che ci stava, un buon tiro. Quando i giocatori tirano convinti, come allenatori sei magari non soddisfatto perché la palla non entra, però hai fatto un buon attacco e quello è importante. Sanford fuori per Penna, poi ancora l'attacco, Penna perde il pallone. Pepper, meglio passare giustamente e ritornare, ci sono ancora 17 secondi per chiudere l'azione offensiva dei gialli della compagine civitalese. Poi Dell'Agnello viene toccato col pallone, il quale va sulle gambe, io ho visto che andava il pallone sulla gamba di Dell'Agnello e quindi è andata fuori senza il fallo del difensore. La rimessa era di Forlì, possiamo discutere sull'intervento di Penna, ma alla fine Dell'Agnello aveva toccato con la coscia il pallone che è rotolato sul fondo e l'arbitro era lì a 1 metro. E allora siamo con Sanford ancora in fase offensiva, c'è il pick and roll, non c'è sbocco, ecco che ancora il panterone che va, andiamo fino in fondo, gioco a 2, no, non c'è, se fallo prima di Sanford, e quindi è stato anche intelligente lo stesso Sanford, perché è arrivato davanti prima che andasse sul terzo tempo, che potevano essere 2 tiri liberi. Però il secondo fallo e Sanford non sicuramente contento, si accomoda in panchina. Quando mancano 3 minuti e 26 secondi, Sanford veramente
furibondo. Intanto c'è stato il cambio, è entrato Leo Battistini, uno dei giocatori che può spaccare in ogni momento della partita, no? Assolutamente, Leo ha una grinta e una carica agonistica incredibile. Ecco, lo vediamo qua a penetrare, scarico per Moa. Sfortunato il nostro Panterone, la palla gira sul ferro ma poi decide di uscire. La palla decide di uscire, ma il tiro di Moa è stato ben preso. Manovra il numero 5 Cinciarini, poi frana su Aristide Moa, ma per me non era fallo perché era un contatto di gioco sostanzialmente. E poi è chiaro che magari l'attaccante dice cazzo, mi ha dato su mi ha dato sulle mani, però insomma è un contatto perché era davanti. Non mi convince questo fischio neanche a me, è stato l'attaccante, è stato Cinciarini che ha provocato questo contatto, per cui forse era meglio non fischiare niente, ma se devi fischiare qualcosa forse era più fallo di Cinciarini, che dall'alto della sua esperienza ha fatto vedere molto bene. E allora intanto c'è stato il cambio, è entrato Cassese numero 7 al posto di Moa, Aristide Moa, e quindi già due cambi anche per Stefano Pillastrini, anche se Moa avrebbe voluto giocare ancora ovviamente, perché probabilmente proprio per il fatto dell'assenza di Nikolić magari le rotazioni saranno un po' più frequenti in maniera tale da avere sempre giocatori pronti anche per il finale. Ancora la zona proposta da Forlì, che poi dopo il terzo passaggio si adegua e diventa una difesa normale a uomo. Allora abbiamo Rotta in possesso di palla, poi la dà ancora a Dell'Agnello. Rotta, Dell'Agnello fuori per il tiro, no, il tiro di Cassese no, va a servire Dalton Pepper sulla linea dei 6,75 e all'ultimo decimo di secondo utile per andare al tiro. Dalton Pepper confeziona la sua seconda realizzazione pesante da tre. Quella è la sua piastrella. Ottimo inizio di Dalton Pepper, che ha messo già dentro due bombe, poi quella bellissima azione in pivot basso per un totale di 8 punti in 8 minuti. Veramente grande prestazione per Dalton. Qua e qui regaliamo, Cividale regala tra Dell'Agnello e Battistini, non si sono capiti. Sì, tengo però io, prendi io, prendi tu. Dell'Agnello prendi tu, era davanti, Battistini era dietro, era Leo che doveva in questo caso vedere che la palla era già di Dell'Agnello. Peccato invece, perché è costata delle mani, sì, di Adrian. È costata due punti. E allora siamo 15-9, manca 1 minuto e 49 secondi al termine del primo periodo. La palla esce, un servizio non troppo pulito, quello di Dell'Agnello verso Rota. Secondo me Dell'Agnello era indeciso se passare nell'angolo a Rota, e quando ha deciso cosa fare la palla è arrivata troppo tesa e troppo in avanti per Eugenio, che non è riuscito a controllarla. Possiamo anche dire che la squadra di Forlì ha è andata in difesa un po' meglio rispetto all'inizio della partita. Bella questa palla verso Adrian con due punti al volo, che verso Benvenuto. Benvenuto, esatto, Benvenuto. Si somigliano molto, somiglia. Adrian. Dalton, due punti a 1-18 dal termine, 17-11. Dicevo che sta anticipando comunque la linea dei passaggi Forlì. Sì, Forlì è molto attivo in difesa, ma qua Dalton Pepper fa valere tutta la sua tecnica. 10 punti realizzati già in doppia cifra Dalton Pepper. Ebbene, questo è un dai e vai abbastanza sì, banale e scolastico, però che ha funzionato con Penna che va a segnare due punti, 17-13. Bella azione, bella assist, ma Rota si è un po' perso in difesa. Ecco ancora Rota in possesso di palla, che fino a questo momento Eugenio non ha segnato, mi pare, nemmeno un punto. Si gira in palleggio lo scarico verso Dell'Agnello e poi il fallo sul tiro di Dell'Agnello da parte del numero 11, appunto Nathan Adrian, un fallo che dà al numero 77 in casacca gialla l'opportunità di battere due tiri liberi a 34 secondi dal termine. Esce Adrian, che ha commesso peraltro un fallo solo, sono tre falli a testa di squadra. Due sono quelli di Sanford, uno questo qui di Adrian. Per quanto riguarda i cividalesi, Miani, Moa e Dell'Agnello hanno un fallo a testa, ma intanto Dell'Agnello è lì per andare al tiro. Intanto pausa in panchina per il mattatore, diciamo così, di questo primo quarto.
Dalton Pepper va a riposarsi per questi 34 secondi che mancano alla fine di questo quarto. È entrato Enrico Michalic in posizione di guardia. Enrico Michalic che con è il terzo anno che gioca, no, forse di più, nel senso che gioca in squadre di seniores, però diciamo che in questa Cividale sono 3 anni, è stato anche bravo a cercare di avere il suo spazio e adesso anche aumenta, beh, certo aumenta l'età e aumenta anche la maturità in campo, no? Sì, sì, sicuramente. Lui, ricordiamo che comunque è ancora un under, un giocatore che 2004, giusto? 2004. Che fa il campionato, quindi under 19. Sicuramente diciamo che con un papà del genere di partite ne avrà viste tantissime. Da quando era in pancia la mamma, poi. Tantissime. Per cui è un under sui generis, nel senso che comunque è un'esperienza grandissima, sia per quello che ha visto, sia per il fatto che ha potuto giocare ad alti livelli da subito. E allora la sua presenza non dovrebbe essere casuale, perché insomma anche ha un ottimo tiro dalla distanza, dai 6,75, l'abbiamo visto appunto nelle gare di juniores, under 19 d'eccellenza, che anche vengono trasmesse dalla web tv, supporto appunto della web basket. Attenzione, ma c'è Penna che si mette quasi le mani nei capelli. Questi sono falli che spesso vengono cambiati. Attenzione, c'è Antimo Martino che sta parlando con l'arbitro e dice mai c'era questo fallo, però il metro, ma in realtà generale non questo, generale è così. Se tu tiri da tre e poi vai addosso, sì, non sei dopo il tiro, ma sei durante. Certo. Anche se non dovrebbe essere, però non lo so. A me piace guardare un po' l'Eurolega, Franco, ma devo dire che i tiratori tante volte sono veramente furbi ed esperti e vanno un po' avanti coi piedi proprio per provocare questo contatto. Qua si è disperato dall'inizio, Penna, diciamo che era un'azione un po' dubbia sicuramente. Rota non segna il primo libero a sua disposizione, ne ha un secondo, eccolo che potrebbe portare a 20 punti, manca un secondo, quindi no, è neanche questo. Tutti e due uguali, i tiri entrambi sul secondo ferro, forse con un po' poca parabola. È solamente uno a favore appunto della web, che poi non subisce questo tiro dalla distantissima, e non c'è canestro e si va al mini riposo con il punteggio di 20-15. Beh, sostanzialmente dopo un'ottima partenza la squadra di Cividale sta mantenendo comunque il campo e mantenendo il vantaggio. Sì, c'è stato questo grande inizio con quel parziale di 8-0 in poco più di 2 minuti e mezzo che ha costretto coach Antimo Martino al time out. Poi diciamo che la Gisteco è vissuta su quel vantaggio. Ottima prestazione per Dalton Pepper, l'abbiamo già sottolineato prima, 10 punti realizzati per lui in questo quarto con 10 di valutazione, veramente un'ottima prestazione per il nostro straniero. 2 su 3 da 2, 2 su 3 da 3 punti, un rimbalzo offensivo, un assist, quindi una prestazione a tutto torno da incorniciare per Dalton Pepper. Per quanto riguarda la situazione falli, sono veramente pochi, una testa per Miani, Mouà, Battistini e Dell'Agnello. Anche per Forlì non c'è nulla di preoccupante, 2 falli di Sanfor, 1 di Adrian e 1 di Penna. 4 di punti di Benvenuti, 2 di Penna, 3 di Adrian, 4 di Cinciarini e 2 di Sanford. Il realizzatore è Dalton Pepper. Beh, c'è bisogno di un Dalton Pepper di buon livello, insomma, per queste partite. È rientrato Franco in campo, quindi ha fatto un breve giro, una breve pausa. È una mossa che tanti allenatori utilizzano, questa di far finire gli ultimi 35 secondi in panchina
più l'intervallo di 2 minuti, uno può riposarsi per 3 minuti, è una mossa che tanti allenatori fanno. Intanto si può rientrare, altri 10 minuti per la seconda parte della partita. Per la sede riparte con Eugenio Rota, Battistini, Cassese, Pepper e Dell'Agnello. Dell'Agnello è ormai diventato un giocatore perno, insomma, un giocatore importante su cui Pellassini si affida moltissimo. Ma diciamo che può giostrare in due ruoli, può difendere sul miglior attaccante, adesso è andato su Cinciarini che sicuramente è forse il pericolo numero uno, per cui veramente Cassese sta facendo, è un giocatore che noi tutti gli allenatori vorrebbero avere perché è molto utile. Tenta qualche cosa e questo qualche cosa vuol dire 2 punti per Lorenzo Benvenuti, che effettivamente è un po' più grosso degli giocatori cividalesi. Certo, qua penetrazione di Benvenuti con la mano destra, c'era stato un cambio difensivo, era proprio Cassese che era andato a marcare Benvenuti. La difesa è della Web Cividale ha collassato in mezzo all'area, però diciamo che non è riuscita a fermare la penetrazione di Benvenuti. In campo quindi con Benvenuti c'è Luca Pollone, c'è Cinciarini, c'è il numero 23 che è Radonic e poi Penna che ha preso il rimbalzo, porta passa la metà campo, porta il contropiede, la transizione che però poi viene buttata veramente nel cestino della carta straccia da Todor Radonic, che non ha colloquiato al meglio con un suo compagno. Si riprende dunque, ma sono solo 3 punti di vantaggio per la Web Gesteco, 20-17, e si sapeva che era una partita assolutamente delicata questa. Certo, è una partita che è iniziata bene per la Gesteco, ma che sicuramente sarà combattuta fino alla fine. Peccato questo tirettino solito del nostro numero 77 Dell'Agnello, che si è infranto sul primo ferro. Penna scarica fuori a Pollone, il quale Pollone però sbaglia dalla distanza, c'è transizione fermata peraltro dalla difesa della compagine dell'Unieuro di Forlì, che è seguita, è giunta qui a Cividale, seguita da il canestro è valido, sì, fa, che è seguita appunto da un pubblico di circa 70-80 elementi, 80 tifosi. C'è, ha avuto ragione Dell'Agnello andare fino in fondo, non fermarsi, perché poi il regolamento dice che se tu raccogli il pallone sul primo passo e vai fino in fondo e ti fanno fallo sulla palla raccolta, vai fino in fondo e sono 2 punti contro. Esattamente, era iniziata l'azione di terzo tempo, quindi giusto convalidare il canestro. Pronto intanto Gabriele Miani. Dell'Agnello però non realizza, ma grande rimbalzo in attacco di Battistini. Battistini con il rimbalzo ridà ancora un po' di spazio all'attacco della sua squadra e poi va il tiro da 3 punti, il tiro di Battistini che porta a 25 il punteggio globale della squadra della Web Gesteco in casacca gialla. E stiamo attendendo un altro cambio, quello con l'innesto di Miani. Ora la difesa a uomo sta funzionando, ecco ancora la palla verso Pollone, poi fuori per il tiro da 3 punti di Lorenzo Penna che non va e c'è un fallo, attenzione, è lo stesso Penna, numero 24, ed è il secondo per lui, e c'è anche per Antimo Martino, coach della squadra ospite, un triplice cambio se non ho visto male, perché vedo che sì, infatti è vero, entra il numero 6 Giulio Gazzotti, Cincia è entrato ancora Valentini, e poi va Valentini, ecco questi quindi del quintetto precedente, e Adrian è rientrato, triplo cambio, e Adrian, certo, sono in 3. Intanto per Cividale è uscito Dell'Agnello, è rientrato Gabriele Miani. Prestazione veramente a tutto tondo di Dalton Pepper, prima assistenza per Battistini con un passaggio che ha tagliato tutto il campo, poi un rimbalzo conquistato in difesa, un fallo subito nella precedente azione, un altro fallo subito qui, veramente un ottimo inizio per Dalton Pepper. E c'è sul terreno anche
Aris Lemois si alza per il tiro. Alessandro Cassese, buona e ottima la sua performance personale, ha preso il pallone sul ricciolo, jump shoot, due punti. Ora si chiude la difesa, sta difendendo bene la Web Gesteco. Ora c'è ancora la palla verso questo tiro dalla distanza di Valentini, che sono tre punti per lui, più erano più 10, più 8, dove più 7 ora per quello tiro da tre punti. Partita veramente piacevole, di buon livello, con le difese che fanno fatica a contenere gli attacchi. Qua scivola dal top pepper, Miani forse poteva non sprecare il vantaggio. Bravo Alessandro Cassese a penetrare e a guadagnarsi due tiri liberi, perché Forlì è già in bonus dalla precedente azione, quindi Sì, tu lo fai, hai detto giustamente, è in bonus, mentre la Web è a zero falli. Sì. Questo, ma cioè uno dice, ma allora vuol dire che non difende, ma non è vero. No, non è vero. Coach Antimo Martino l'ha fatto prontamente notare agli arbitri che la Web Gesteco a zero falli. D'altronde ognuno fa il suo mestiere. Poi non è detto che i falli devono essere pari, insomma. D'altronde. Ma come è logico, ognuno fa il suo mestiere. Perché si può anche difendere bene senza fare falli, no? Assolutamente. Basta essere concentrati e avere fisico e le gambe che lavorano appunto sull'avversario. C'è l'attacco dunque di Forlì. Ancora Valentini, poi dopo il pallone che voleva arrivare ad Adrian ma non arriva nel lob. Nulla da fare, Cassese ritorna oltre la metà campo per Miani e poi Dalton Pepper. 28-20 il punteggio. Ancora Miani può andare al tiro e infatti lo effettua e lo segna, e l'abbiamo visto spesso e volentieri Miani in allenamento, perché noi seguiamo gli allenamenti di Pillastrini e i giochi portano sempre in punta, spesso in punta il numero 4, con questo tiro da 3 che ce l'ha adesso. Dal punto di vista tattico, diciamo così, Franco, gli ultimi tre canestri di Cividaglia sono nati da tre passaggi veramente intelligenti di Dalton Pepper. Il primo per Battistini tagliando tutto il campo, il secondo servendo Cassese sul ricciolo, qua ha giocato un pick and roll, la difesa ha mandato sul fondo e di conseguenza si è allontanato Gabriele Miani. Ottimo servizio di Dalton Pepper per Gabriele Miani e sono già 4 gli assist a referto per Dalton Pepper. 4 gli assist per Dalton Pepper, che si sta rivelando veramente un giocatore magari non tanto spettacolare come magari alcuni spettatori di basket vorrebbero, nel senso che vorrebbero un americano che va, si alza, schiaccia, fa una roba strana, ma invece bisogna anche buttarla dentro, ed è meglio buttarla dentro, insomma, in alcune circostanze. Quello che stupisce di Dalton è sicuramente la sua concretezza, ma anche la capacità di giocare con i compagni, che forse è stata proprio questa la sua dote migliore che coach Pillastrini ha voluto portare in questa squadra. E ha rimesso in gioco la palla dopo il time out, ancora a Unieuro di Forlì. Ecco che c'è il tiro, Valentini in fase di passi, e beh sì, questo c'era, poteva magari scaricare ad Adrian, che era libero peraltro, perché sono andati in due a chiudere il tiro di Valentini. Devo dire molto bravo Gabriele Miani, che aveva aiutato su un pick and roll centrale e poi come una furia si è lanciato in angolo e con le sue lunghe braccia, l'abbiamo detto tante volte, fa paura a tutti. Fa paura a tutti Gabriele Miani, sia in difesa ma anche quando va a prendersi i rimbalzi in fase offensiva. È uscito benissimo dal ricciolo ancora Pepper, tu che sei un'esteta anche dei movimenti da basket. Assolutamente, una pulizia estrema da parte di Dalton Pepper, che non sarà velocissimo, però è un giocatore veramente intelligente. Sanford tenta un passaggio ad Adrian dall'altra parte, ecco la schiacciata di Aristide Moa, più 16, Frank. 36-20, sono 16 i punti di vantaggio. C'è un fallo adesso di, vediamo se di Miani su Cinciarini. Ecco, attenzione a non esaltarsi troppo, perché abbiamo purtroppo, io non voglio dire e ricordare cose non positive per Cividale, però eravamo sopra
di 20 anche domenica scorsa in quel di Nardò. Assolutamente, però grande parziale e soprattutto un parziale nato sia nella concretezza ma anche dalla capacità di difendere. Sono 20 punti subiti in 15 minuti, quindi Cividale si sta sbattendo veramente forte in difesa. E quindi è una delle armi che sta mettendo in campo la Web Gesteco, ora va a conquistare un fallo di Cassese, quando peraltro era già stato battuto dall'omologo numero 7 Valentini. A quel punto io francamente non capisco i giocatori che vanno comunque a tentare una stoppata, ormai ti ha passato, la lascia andare al tiro, o no? Sì, anche perché era chiuso, era arrivato l'aiuto, qua Cassese ha voluto forse un po' strafare e effettivamente ha toccato Valentini che va in lunetta e realizza Franco il primo tiro. Parziale di in questo secondo quarto di 16-6, e in questo momento sbaglia, però ancora un fallo, è stato molto bravo Adrian a controllare questo rimbalzo lungo, esce Aristide Mouwa per la regola del 2, come è uscito con la regola del 2 anche Miani prima, poco fa, come l'abbiamo chiamata qua coach Pilla, inflessibile. Intanto difesa zona, vediamo. Il Gazzotti sì, consegnato sì. Con Valentini ancora difesa fuori per zona. Adrian difesa match zona. Con una zona 3-2 Europa. Una zona 3-2 che si adatta un poco alle caratteristiche, che prende però questo tiro molto bravo Cividale a muovere scusatemi Forlì a muovere la palla e cambiare lato e trovare il Cincia. Qua penetrazione, grandissima assistenza, peccato che Battistini abbia fatto un cross, però la sì penetrazione era liberissimo, sì, la penetrazione di Dalton Pepper era veramente straordinaria. Adrian da sotto è riuscito ugualmente la difesa della Web Gesteco a chiudere gli spazi a Adrian, poi in cost to cost la battistata ma che è andata a buon fine, grande azione di Leo che ha conquistato il rimbalzo, ha fatto tutto il campo e ha realizzato un facile layup. Beh, questo è un tiro grazie a Cinciarini che insomma, era un tiro assolutamente non in ritmo. Sì, scheggia il ferro solamente. Qua ancora Dalton Pepper, arresto e tiro. E un altro canestro. Non ho mai visto, Franco, un Dalton Pepper giocare così e soprattutto anche giocare con la squadra come testimoniano gli assist che ha fatto nei precedenti attacchi. Sì, sono 15 punti già in un tempo e 7 minuti. Sanford chiuso bene da Cassese e da Dell'Agnello, però poi la palla comunque arriva per un tiro offensivo della squadra di Forlì e niente. E Altimo Martino dice aspetta che metto dentro un altro playmaker perché qua non, il giro non c'è, non si gioca al meglio. Valentini su Rota, ancora Eugenio Rota per cambia gioco completamente e c'è il tecnico di Altimo Martino, attenzione. Altimo Martino ha protestato perché riteneva che Cassese avesse i piedi fuori dalla linea sulla linea laterale. E devo dire che Forlì sta un po' sparacchiando da tre punti, anche Cinciarini che aveva messo quella bomba poco fa, adesso è uno su tre, 3 su 11 il totale per Forlì, merito anche molto della difesa di Cividale sicuramente. 16 punti realizzati per Dalton Pepper, 41-24 massimo vantaggio, 17 lunghezze per una, come dire, entusiasmante Web Gesteco perché sta giocando veramente molto bene. E tu che sei un allenatore mi dirai che il tecnico di Altimo Tantino Martino è tattico, no? Può essere per cercare di scuotere un po' la squadra. Intanto bomba immediatamente di Adrian dall'altra parte che porta Forlì sui 26, le 27 lunghe, punti realizzati. Fallo di Valentini, andrà in lunetta Cassese. Per Valentini il primo fallo a suo carico e Cassese andrà in lunetta per questo fallo appunto del suo omologo col numero 7, la stessa guardia del
compagine di Forlì. E ora andiamo con Cassese in due tiri liberi, il primo va a bersaglio 42-27 e c'è ancora un secondo a suo favore. Saltano Gazzotti, Sanford e Dell'Agnello da quella parte sinistra di Cassese, ma sbaglia la seconda sua opportunità e siamo a 2 minuti e 48 dal termine con 42-27. Ecco Sanford ancora per Penna, trova ancora Adrian per il tiro dai 6,75, ma non va, il rimbalzino è per il bronzo di Riace, che è appunto Leo Battistini. Eccolo ancora che va in uno contro uno fino in fondo. Questa era una vassoiata che sì, non va. No, la penetrazione ci stava, solo sì. Invece di concludere il terzo tempo poteva fare un arresto Leo Battistini, che era sicuramente più producente. Ecco, doveva fare come ha fatto Sanford adesso, praticamente un po' più sotto, sì, doveva andare. Sì, guadagnare un maggior spazio. Adesso Cividale deve sfruttare il fatto che Forlì deve recuperare ed è già in bonus, deve cercare di portare la palla dentro per avere qualche buon tiro. Allora c'è Dell'Agnello sulla parte sinistra del campo, la marcatura è aggressiva a uomo, quella di Forlì nei confronti dell'attacco della Web Gesteco, e c'è il tiro di Rota che non colpisce niente, però è intelligente Alessandro Cassese, numero 7, che è andato a prendersi comunque questo pallone e al volo l'ha buttato sul corpo di un avversario. Non puoi far altro che subire questo. Ho detto che Cividale deve cercare di portare la palla dentro e mi ha ascoltato immediatamente Eugenio Rotta, che ha tirato dai 7 metri. Ha tirato da 3, soprattutto anche era marcato da un lungo. E quindi... Ma è crisi di astinenza peraltro dal tiro. Però. Probabile. Tanti tiri da 3 per Eugenio Rotta in queste ultime partite, grandi bottini. Diciamo che forse il tiro da 3 non è la sua specialità. E probabilmente anche le difese si sono adattate, lo hanno un po' sfidato a tirare e lui ci ha preso gusto e in qualche partita è stato veramente devastante. È stato dunque devastante il Eugenio Rota, il capitano appunto della squadra di casa. E siamo a 1.46 dal termine, 42-29 il punteggio sul campo del Pala Gesteco di Cividale del Friuli, che offre una buona cornice di pubblico, cari amici, come appunto potete anche vedere bandiere, striscioni e quant'altro qui al Pala Gesteco per sostenere una squadra che sta dando soddisfazioni anche a livello di cuore, diciamo. Ma che bello, Franco, venire qua e vedere tutto il parcheggio pieno. Bella azione intanto con un sfortunato Dell'Agnello col suo tiretto in semigancio destro, dopo che Rotta aveva conquistato un ottimo rimbalzo sul tiro al volo di Leo Battistini. Adrian si fa luce sotto le plance e va a segnare 2 punti. Quindi è un parzialino di 4-0 adesso per la Unieuro Forlì, che è in difesa dopo il time out che avevo appunto potuto vedere. Ecco Leo Battistini preferisce andare ancora sulla sinistra, il blocco ancora Battista, lascia lo spazio libero e poi dopo Alessandro Cassese però non riesce a depositare il pallone con la mano sinistra e c'è il fallo di Pepper fino in fondo, e questo è appena il quarto fallo, per cui ha fatto anche bene grosso modo Dalton Pepper a siglare il fallo suo personale, che è appena il primo per lui, mi pare, sì, sui sì, 16 punti che ha fatto. Soprattutto perché ha fermato l'attacco in transizione di Forlì. Cassese precedentemente aveva fatto tutto bene, ha sbagliato la cosa più semplice, il lay-up con la mano destra. Penna scarica per Sanford, poi per Gazzotti, uno contro uno, e questo c'è un fallo un po' di Rota sul taglio di Lorenzo Penna, e questa volta però ci saranno i due tiri liberi a favore della squadra di Forlì. Tra l'altro questa è un'azione che abbiamo visto precedentemente, prima, certo, sì. Quando la palla va in pivot basso a Gazzotti o a Adrian, Penna taglia, Rota si è fatto sorprendere per la seconda volta. Un tiro libero per Lorenzo Penna e questo va, ce n'è anche un secondo e siamo a più 10, eravamo a 16, no?
17, 17 come, come massimo vantaggio della squadra di casa, ora sono 9 i punti di vantaggio. Sono state tre azioni che non hanno trovato il canestro, i ragazzi di Stefano Pilastrini. Ora si va in fase offensiva, ecco, trovato Dell'Agnello, numero 87, su di lui c'è Gazzotti, è in palleggio semigancio di Dell'Agnello, chiama fallo agli arbitri ma non l'hanno visto. Sì, parziale di 9-1 con un solo tiro libero realizzato da Cassese. Qua invece ultimo attacco per Forlì. Sanford fino sotto, c'è un primo passo molto, molto incisivo, questo Sanford. 4 secondi, vediamo Rota in mezzo a 3 avversari, il tiro di Eugenio Rota, e chiusero, 2 punti per Eugenio Rota, che quando servono da 3 da 3 punti, vediamo un po', sì sì, 45 da 3 punti, convalidato da 3 punti. Ma vedo che non si sposta nessuno, convalidato da 3 allora. Vediamo, gli arbitri devono dare a dire qualcosa al tavolo. Beh, insomma, il punteggio, il tavolo, il tabellone porta 45 la a 35. La prima segnalazione è stata sicuramente di 3 punti. Mi sembra venga confermata, 45-35, 10 le lunghezze, sì. Di e allora sono 3 punti per Eugenio Rota, che dunque va a quota 4 perché aveva segnato precedente solamente un tiro libero. Volevo dire che Eugenio poteva passare la palla da Tom Pepe, ma mi ha smentito clamorosamente segnando in questo tiro in corsa molto difficile. E quindi, che dire, un'ottima gestecco, 45 punti realizzati contro la difesa della capolista, un ottimo attacco e soprattutto un superlativo da Dalton Pepper, che con 16 punti realizzati è il miglior marcatore della serata. E allora le statistiche ci stanno, sono offerte dalla LNP Pass, della Lega Nazionale Pallacanestro, dove vediamo che sono 6 su 12 tiri liberi, 7 su 8 l'Unieuro, e poi abbiamo 19 rimbalzi per l'Unieuro, 14 per la Gesteco da 3, 7 su 11, 4 su 13, 9 su 21 da 2, 8 su 14 da 2 per la Unieuro. Noi ci sentiamo fra circa 10 minuti. (Ride) 45-35, questo è il risultato dei primi due quarti per questa partita che stiamo seguendo dal Pallagesteco di Cividale del Friuli per il 21esimo turno globale del campionato di Serie A2, girone rosso, squadra di casa in giallo, la Web Gesteco che riprenderà il terreno di gioco con il pallone in mano, composto dal quintetto composto da Pepper, Rota, Dell'Agnello, Miani e Aristide Moi, praticamente il quintetto iniziale della partita, e poi la compagine di Antigua Martino, ossia la squadra di Forlì, che ripropone sul terreno di gioco Penna, il numero 24, in posizione di playmaker Sanders, Sanford, numero 4, guardia di colore. Intanto il rimbalzo è per Aristide Moi, vediamo cosa dicono gli arbitri, dicono che la palla è per la squadra di casa. Poi abbiamo con il numero 25 che è Lorenzo Benvenuti. No, adesso l'arbitro ha deciso che la rivessa non è più dei gialli ma è della squadra di Forlì. In effetti l'aveva toccata Franco Aristide Moa a rimbalzo, aveva tentato anche scavalcando le insegne pubblicitarie di recuperarla, quindi giusto fischiare così. E intanto va al canestro Forlì con Sanford, dunque poi abbiamo Pollone con il numero 18 e poi andiamo a chiudere il quintetto fornivese con l'altro giocatore straniero, Nathan Adrian. 45-37 dunque, allora gran partita soprattutto difensiva da parte della squadra di Stefano Pilastrini, il tiro di Rotan non va a canestro, grande propensione difensiva ma anche offensiva soprattutto con Dalton Pepper, caro Icio. Sì, grandissima prestazione di Dalton Pepper e grandissima prestazione comunque al tiro, e qua invece Sanford comincia veramente in maniera strepitosa, palleggio a resto tiro, adesso una bomba, 5-0 firmato tutto
da Sanford. Dicevamo di Cividale, 7 su 11 da 3, quindi una grande percentuale di squadra. Qua una palla quasi persa da Eugenio Rota, si muove il pallone, pick and roll tra Mouà e Dell'Agnello. Bisogna che qualcuno tiri e lo fa a Rota segnando. È incredibile questa cosa, non lo so se più è difficile, cioè, il tiro più difficile più segna Eugenio. Penna dall'altra parte, lo sbaglia, il rimbalzo è di Dell'Agnello. Cioè eravamo proprio in difficoltà, era Cividale in difficoltà terribile per andare a segnare, e poi tira fuori dal cilindro due tiri da tre Web Cividale, primo con Rota in modo acrobatico, adesso con Miani dalla posizione di fronte canestro, 6 a 5, quindi siamo più uno sostanzialmente. Canestro identico a quello prodotto, intanto qua ancora un tiro da tre per Forlì. Eugenio Rota lotta in tutte le maniere, era Penna che era riuscito a conquistarlo, poi qua grande rimbalzo di Miani. Dicevamo Dalton Pepper e Miani, pick and roll in transizione con l'ennesimo risultato. Un no look per Pepper per Rota, poi Rota tenta anche lui il no look, ma il pallone è un po' troppo diretto sulla linea dove c'erano i difensori. Sanford cerca un qualche cosa di personale, ma non va, il tiro di Adrian va invece da tre punti ancora, e quindi forse questo è un inizio diverso da quello che abbiamo visto noi all'inizio della partita, non per una squadra o l'altra, ma diverso nel senso di ambedue le squadre come attaccano e coi tiri dalla distanza. Gli attacchi adesso hanno la meglio sulle difese, con un Sanford scatenato, e qua si unisce alla sagra anche Adrian con questa bomba. Non vale questo tiro, anche questo giunto proprio un po' dopo dell'ultimissimo secondo di utile appunto per andare al tiro. E quindi ecco, c'è un attimino di difficoltà, perché la terza volta mi pare che la squadra di Pilastrini vada a... Quello che preoccupa è che Dalton Pepper è andato in panchina, speriamo sia solo una botta sul ginocchio, si è disteso, è entrato Cassese. Io non ho visto dove l'ha presa, però sul ginocchio, si lamentava al ginocchio, quindi speriamo non sia niente di grave per Dalton Pepper, che stava veramente dominando questa partita. Vedo che medico e massaggiatore si stanno avvicinando a Dalton Pepper, speriamo non sia veramente niente di grave, perché era veramente stato il protagonista di questa partita. Sì, in effetti è uscito un po' zoppicando in verità. La salista di Mouà a prendere il pallone per il recupero, ma poi lo consegna nelle mani di Sanford. Sì, sfortunato, quindi, perché ha rimbalzato sui piedi di Benvenuti ed è arrivato facilmente in mano a Sanford. 51-45, 6 le lunghezze per la Web Gestec. Bisogna stare un attimino attenti, ecco in allontanamento Dell'Agnello è andato al tiro. E ugualmente poi Adrian dice, ma come, se viene io vado contro lui quando lui va in allontanamento, perché è fallo mio e fallo suo, perché è stato fischiato dagli arbitri. E quindi siamo 51-45 con due tiri liberi per Dell'Agnello, e c'è anche sul cubo dei cambi Battistini che rileva Miani, che ha il terzo fallo peraltro. Sì. Soprattutto quello che preoccupa coach Pilla. Dell'Agnello in lunetta, Battistini ha fatto abbastanza bene, sbaglia intanto il primo tiro libero Dell'Agnello. Dicevamo di Battistini che ha fatto abbastanza bene, soprattutto dovrà cercare di compensare in difesa quello che spesso fa Gabriele Miani, che è veramente eccezionale sia rimbalzo sia negli aiuti. Uno solo per Dell'Agnello, il 52-45 il punteggio in questo metà del terzo periodo. Sanford ancora jump shot dalla distanza ed è ovviamente esemplare anche lui, molto pulito Sanford nelle sue performance personali. Ora va Penna a disturbare Eugenio Rota, come vedete riesce comunque lo stesso a portare la palla oltre la metà campo, offrirla ai suoi compagni. Adesso c'è Cassese, ritorna al playmaker e poi Leo Battistini che aspetta il taglio di Dell'Agnello. Poi viene forse toccato
da un avversario, o la palla toccata da un avversario che va nelle mani della Unieuro. Forlì, scorre a Sanford, il pallone va per il numero 18 che è Luca Pollone, il quale lotta come non mai fin sotto, qualche spintore da una parte, spintore dall'altro, riesce ad alzare le braccia, il pallone non entra, ma comunque l'arbitro decreta un fallo contro la squadra di Cividale. Sì, nel tentativo di recuperare il rimbalzo, forse probabilmente dell'Agnello un po' smanacciato. Intanto c'è un time out, sì, diciamo che è cambiato un po' l'inerzia di questa partita, con Forlì che veramente sta mettendo un po' in difficoltà, con uno straordinario Sanford, la difesa della Gestecco. Sanford ha realizzato in ogni maniera, coach Pilla ha scelto di mandarlo a sinistra, però lui andando a sinistra è comunque molto bravo a fare palleggio e resto tiro, e due volte ha battuto, una volta Aristide Mouà e una volta Dalton Pepper in questa maniera. Sono ben 15 punti realizzati da Sanford in questa partita, che sta veramente trascinando la squadra. Sono 15 di cui 9 in questo, i primi 5 minuti del terzo periodo, perché erano 6 mi pare alla fine del secondo. Sì, non sono sicuro di quanti, però due bombe sicuramente, più due arresti tiri, sì, potrebbero essere veramente 9 punti realizzati in questo periodo. Speriamo invece che possa rientrare Dalton Pepper, che vedo che si è accomodato in panchina, quindi speriamo non sia niente di grave. Prima era disteso e trattato da medici e massaggiatori. E allora si riprende a giocare dopo il time out chiesto da Stefano Pillastrini, che parla ancora con l'arbitro di turno. C'è il quintetto, diciamo all Italian per quanto riguarda Gestecco di Cividale, se eccettiamo ovviamente Aristide Mouà, che è del Camerun peraltro, però ha la formazione italiana, quindi è italiano, sì, a sì, tutti gli effetti a livello cestistico. Anticipa, certo, di anticipare Rota, il passaggio verso Sanford non ce la fa, cambia il gioco completamente Penna, poi c'è il tiro di Pollone che è un tiro molto corto, poi dalle ortiche tira fuori un rimbalzo, ma era già finita l'azione offensiva di Forlì, appunto. Penna si è preso la palla senza ottimo il close out di Mouà, che era in mezzo all'area pronto ad aiutare sul passaggio skip da un lato all'altro del campo dell'attacco di Forlì, è riuscito a chiudere Pollone che si accomoda in panchina, coach Antimo lo sostituisce e fa rientrare Cinciarini, che sappiamo tutti quanto pericoloso è. E c'è Mouà adesso contro Sanford, Mouà che tenta di andare fino in fondo, poi dopo sbaglia l'appoggio quando era arrivato veramente sotto canestro senza che nessuno potesse esserci, se non Sanford, come in questo caso, che poi gli vuole rendere, come si dice, pan per focaccia, ma questa volta però il che non c'è canestro di Sanford, ma ci sono due in fallo di Aristide Mouà. Sì, Mouà ha fatto un'ottima penetrazione, poi invece di chiudere un po' la strada a Sanford per evitargli la difesa, si è allargato, e questo ha fatto sì che non riuscisse a segnare con la mano sinistra. Rientra intanto, questa è un'ottima notizia per coach Pila e per tutti i tifosi della Web Gestecco, rientra Dalton Pepper, Franco, speriamo sia il Dalton Pepper che abbiamo visto nei primi due quarti. Allora, attendendo Dalton Pepper, che dopo essere andato in lunetta per cure di un probabilmente di un colpo al ginocchio, come abbiamo detto, è ritornato sul terreno di gioco assieme a Cassese, Rota, Dell'Agnello e Battistini. Ecco che prende il pallone Dalton Pepper, autore di fino adesso di 16 punti. Rota esce dal blocco, ma la difesa è attenta, quella della Unieuro di Forlì. Ecco Cassese, 5 secondi, bisogna andare al tiro, ma secondo l'arbitro che è lì davanti a Cassese gli dice: guarda che hai toccato tu il pallone, e quindi la squadra di Forlì avrà il pallone in fase offensiva. Sono solo 3 le lunghezze di vantaggio per la Gestecco in questo terzo quarto. Fa fatica la difesa di Cividale a contenere l'attacco di Forlì.
Durante i primi due quarti la difesa della squadra di Cividale ha regnato appunto sul terreno, ovviamente ci sono stati pochi tiri dalla distanza e andavamo facile in attacco. No, il Adrian si è uscito, che ho visto dall'alto, si è visto benissimo qui dove siamo noi, che la punta del piede era proprio sulla riga e quindi è fuori completamente. Poi è stato bravo a tirare dietro il piede, ma aveva già la palla in mano. Però l'arbitro d'altronde era lì e ha fischiato questa infrazione. Ora 52-49, partita assolutamente riaperta, cari amici ascoltatori dell'NN Pass della Lega Pallacanestro, una partita che comunque sta offrendo del buon basket qui alla palla gesteco di Cividale del Friuli, con attacco con grande palla verso Dalton Pepper, che giustamente senza scaricare, perché normalmente quando uno è lì scarica. Ottima adesso assistenza di Legnello, e Dalton Pepper continua da dove aveva finito i primi due quarti, grande canestro. Qua Cinciarini va a sbattere contro tutti, ecco questo. Speriamo non si sia infortunato anche De Ragnello, sia solo un colpo. Grande veramente il tentativo di De Ragnello di recuperare questa palla, si è tuffato veramente in maniera che tutti gli allenatori vorrebbero vedere. Ma forse neanche si arriva a tuffarsi, dirò. Ma la palla è una palla che ormai stava andando verso fuori. Sì, però quando un giocatore si tuffa sicuramente tutti vorrebbero vedere queste azioni. Bella azione personale di Penna, che ha fatto la finta per andare dentro in terzo tempo, poi è tornato indietro ma il suo tiro è sbagliato. Il rimbalzo di Dalton Pepper, gesteco in attacco ancora con Eugenio Rota, che è a quota 7, ma fa giocare comunque la squadra. Non c'è il controllo da parte di Battistini di questo pallone, che qualcosa insomma è successo lì nella difesa avversaria, nel senso che è stato toccato, insomma in qualche maniera non l'ha tenuto al meglio, ed ecco che fa il suo esordio ufficiale uno dei ragazzi della giovanili della Gesteco. Stiamo parlando di questo ragazzo numero 11 in campo, che è appunto Giacomo Furin, che è un pilastro della squadra Under 19 di eccellenza, e grazie a lui e ad Enrico Michelic e anche oltre agli altri ovviamente stanno giocando veramente molto bene in questa categoria. Fino a questo momento è stato dato in prestito dalla Web Gesteco a Monfalcone in Serie B, si è fatto le ossa, richiamato da Pillastrini per dare spazi, o meglio aumentare gli spazi. Attenzione che c'è forse un fallo di Dell'Agnello, sì, col braccio, terzo fallo di Dell'Agnello, sì, si è allungato con gli spazi con la mano, col braccio Dell'Agnello, la situazione fallo. No, dicevo appunto di Furin, ritorniamo su quello per dare consistenza anche in altezza, in sotto misura sostanzialmente, anche se è un giovanotto, però Serie B qualche cosa è riuscito a fare. No, ho visto, parlavamo prima in fuori onda, ho visto alcune partite di Monfalcone dove Furin ha fatto veramente bene. Situazione un po' difficoltosa, Franco, per la difesa della Gesteco. Qua intanto Dalton Pepper tocca una palla che viene poi recuperata da Battistini. Dicevamo tre falli Miani, tre falli Mouà e tre falli Dell'Agnello, veramente una situazione preoccupante quando mancano due minuti. Ottima circolazione di palla, tiro libero di Cassese da tre punti che però non va a bersaglio. E qui siamo al 4 falli di squadra per la Web Gesteco, un fallo solo per Forlì, che quindi può anche fermare l'azione con un fallo e non ha problemi di andare appunto a subire dei tiri liberi. Intanto Valentini va a sbagliare il tiro, ma la palla va da Adrian che si inerpica per andare a segnare, ma non sbaglia, ma sbaglia. Il rimbalzo è a favore dei gialli della Web Gesteco, che sono sopra di tre lunghezze, manca un minuto e 17. Attenzione, fallo in attacco di Giacomone Furin. Era un blocco irregolare secondo la decisione arbitrale. Leggermente Furin si è mosso, ma come succede nella stragrande maggioranza dei falli. Quello che fa specie è che questi falli vengono spesso fischiati ai giovanotti, no? Giovanotti. Sì, no, è vero.
perché dicono non ha esperienza e quindi bisogna fargli fare l'esperienza, quindi diciamo che non si potrebbero muovere in quella se maniera. Se faceva quel però blocco lì Cinciarini sicuramente non fischiavano a fallo. Sanford, possesso di palla per Forlì, 1:03, numero 4, offre palla a Adrian, il tiro di Valentini dalla distanza è sbagliato, il rimbalzo, no ma c'è un fallo però da parte di Battistini, attenzione a Pillastrini che è al pericolo, ah no, perché si arrabbiava con Battistini, no? Era infuriato con Battistini, con Battistini per questo fallo da tre punti, sul tiro, da tre di Valentini. Tre tiri liberi dunque per Valentini, il primo è a canestro. Beh, non so quanti tiri liberi abbiamo segnato in questo, abbiamo tirato in questo questo terzo quarto, nessuno credo. No, credo, così. Web Gesteco no, sicuramente. Valentini segna il primo, segna anche il secondo, ne ha un terzo a suo vantaggio, quindi ne ha beneficiato alla grande l'Unieuro di Forlì con tre tiri liberi e quindi si è avvicinata parità alla Gesteco, quindi sul punteggio di parità. Partita dunque nuova, c'è il fallo di Valentini ma non da tiri perché è il secondo fallo sia di Valentini che di squadra e ormai a 49 secondi sarà dura che arrivassero a quattro falli di squadra. È la prima parità, Franco, dopo lo 0-0 iniziale, perché ricordiamo che la Gesteco aveva iniziato con quel parziale di 8-0 e poi si era sempre mantenuta in vantaggio. Ed è una parità che effettivamente è stata conquistata dalla Forlì, ha aumentato un po' l'intensità difensiva alla squadra di Antimo Martino e quindi gli spazi per la Web Gesteco non sono più come quelli dei primi due quarti. Vediamo questa penultima azione, zona che poi si adatta a uomo, fallo su Cassese, però ancora rimessa laterale, ancora un fallo da spendere, ancora rimessa laterale. Dicevamo di questo tremendo parziale dove la Gesteco, dopo i 20 punti realizzati nel primo quarto, i 25 realizzati nel secondo quarto, fino adesso Franco ha realizzato solo 9 punti e questo è merito proprio, come dicevi tu, dell'aumentata aggressività difensiva sia da parte di Sanford che da parte di Penna e di Valentini, specialmente i piccoli, stanno mettendo in grosse difficoltà la Gesteco. Allora c'è Rote, possesso di palla, marcato da Valentini, passaggio verso Furin e poi c'è Cassese. Cassese fino in fondo, c'è un fallo del numero 24, ci sembra. Sì, però un fallo che non dà tiri liberi, ma solamente un'ennesima palla dal fondo. Adesso sono giunti al quarto fallo. Adesso entrano dal prossimo fallo, entreranno in bonus anche loro. Eh sì, quindi adesso se vengono commesse il fallo c'è bonus a favore della Gesteco. C'è Dalton Pepper, si alza per il tiro, lo fionda ma lo sbaglia. 17 secondi, ultima azione per Forlì in questo terzo periodo che potrebbe portarli addirittura ad essere in vantaggio. Adrian, gran palla per il numero 18 Luca Pollone e chiude in vantaggio la compagine di Forlì che ha trovato veramente in questo terzo periodo una iniziative positive sia in attacco ma soprattutto ha chiuso in difesa ogni varco possibile agli uomini di Stefano Pillastrini. Va a chiudere con più due grazie a questo canestro, ultimo canestro di Luca Pollone, 56-54, sostanzialmente in parità, e l'ultimo quarto sarà quello ovviamente più importante, quello che determinerà la squadra vincente di questo turno di basket Serie A2, girone rosso. Diciamo che in questo terzo quarto veramente Forlì ha fatto vedere perché è prima in classifica, il parziale recita 21-9. È stato straordinario Sanford dall'inizio e poi direi anche i rimbalzi attacco che Forlì ha conquistato in questo terzo quarto sono stati determinanti. 28 i rimbalzi totali per Forlì, 19 i rimbalzi per Cividale
in questo momento stanno facendo la differenza anche i rimbalzi. In più Dalton Pepper in questo secondo quarto ha realizzato solo 2 punti dopo i 16 realizzati nei primi 2 quarti, e quindi mi è venuto a mancare un po' anche un riferimento per l'attacco di coach Pilla. Ultima cosa, Franco, quello che preoccupa è un po' situazione, i falli con Dell'Agnello, Miani e Mouà, tutti e tre con 3 falli, però vediamo, adesso rientrerà sicuramente qualcuno, anzi tutti e tre, con tutti e tre in campo, Miani, Dell'Agnello e Aristide Mouà, tutti con 3 falli, ma è giusto non aver paura voi coach di mettere dentro i giocatori con falli, perché in fondo bisogna farne 5 per uscire. Esattamente. E comunque è inutile tenerli in panchina, perché questo è il quintetto che ha iniziato la partita e che ha messo in difficoltà Forlì. Quintetto base dunque dell'inizio della partita, delle ore 20 qui al Palagesteco, ritorna per l'ultimo quarto, quello più importante, ma c'è un 2 punti da recuperare da parte della Web Gesteco, anzi sono 4 con questo canestro di Cinciarini con il numero 5 della Unieuro di Forlì. E allora abbiamo Rota che è in possesso di palla, viene marcato da Valentini, il pallone va su Miani, attenzione che c'è il fischio dell'arbitro per un fallo fischiato alla difesa della compagine forlivese. Unieuro Forlì sopra di 4 lunghezze, 58-54, con attacco comunque per la Web Gesteco in campo con Aristide Mouà, Rota, Miani, Dell'Agnello e Dalton Pepper, autore di 18 punti, migliore realizzatore di tutti i giocatori che sono scesi in campo questa sera qui a Cividale. C'è Aristide Mouà in possesso di palla, su di lui c'è Sanford, attende il blocco, arriva Rota a prendere il pallone, se ne va, il tiro in sospensione di Eugenio, ma non va, il rimbalzo di Miani ancora fuori per Dell'Agnello, tiro da 3 punti di quest'ultimo, è sfortunato, però il numero 77 in casacca gialla era giusto prendere quel tiro, lui ce l'ha peraltro, non è uno specialista del tiro da 3 punti, ma da lì però la prendere. Palla, Franco, era ha ballonzonato sul ferro, poi ha deciso di uscire, e quindi fallo di Cinciarini, no, Sanford al tiro dai 3 punti, e poi c'è Pollone sotto misura e c'è il fallo, attenzione che fallo è di Mouà, se non andiamo errati. Sì, sì. Il numero 10 è rischio di Mouà. Peccato. Dice, se tu non stai fermo con i piedi per terra, mi pare così la gestualità degli arbitri sia questa, se tu non stai con i piedi per terra ma salti, poi colpisci il giocatore, purtroppo vai a commettere fallo personale. E quindi per Luca Pollone, numero 18, ci sono 2 tiri liberi e il fallo è il quarto per Aristide Mouà, ecco che va al tiro per la prima sua opportunità. Luca Pollone, numero 18, e c'è il secondo, e questo è corto, il rimbalzo è per la Web Gesteco che può ritornare in fase offensiva e lascia a manovrare il primo pallone Mouà, che poi va fino sotto e poi fortunatamente c'è Miani, un po' lungo il tiro di Mouà, ma però intanto è arrivato fino in fondo, e c'è Miani con le sue braccia lunghe che ha preso questo rimbalzo. Mouà è fortemente a rischio, perché adesso vuole protesta un po', sì, vuole tentare di qui è stato bravo Rota a commettere il fallo su Sanford prima che andasse a canestro. Tra l'altro guardavo che Rota si è arrabbiato prima col compagno di squadra, perché già da alcune azioni, che dalla fine del terzo quarto, che Rota è andato a marcare Sanford, che è il pericolo numero uno, e ha dirottato Mouà e Dalton Pepper su Valentini e su Cinciarini. E allora abbiamo Valentini, numero 7, in possesso di palla, va al tiro dai 6,75, lo sbaglia, ma la palla è ancora per lui, e poi c'è Adrian, e c'è l'anticipo di Aristide Mouà, e il fallo di Cinciarini viene attribuito anche come antisportivo, ed è la penalità più grave questa che c'è nella pallacanestro odierna, ossia un fallo antisportivo che dà 2 tiri liberi più il pallone in possesso, quindi potenzialmente un sacco di punti, insomma, alla fin fine. Assolutamente, speriamo anche
Aristide metta intanto questi due tiri liberi e poi che la Gesteco riesca a costruire dei buoni attacchi. Dicevamo che Aristide è molto nervoso e qua sbaglia il primo tiro libero. Primo tiro libero sbagliato per Aristide Moa, ne ha due comunque per questo fallo antisportivo. Poi dopo la Gesteco avrà il pallone comunque da giocare per riuscire di nuovo, in caso di un tiro da tre punti o canestro più supplementare, addirittura di andare sopra di due lunghezze. Ma vediamo un po' come andrà avanti questa partita, è ancora lunghissima, sono 8 minuti da giocare, più 2 per Forlì. Rota, il passaggio è per Dell'Agnello che glielo ritorna e poi c'è Dalton Pepper, il taglio di Dell'Agnello, ma c'è il giro in palleggio di Dalton e sono, ecco, vedete ragazzi, guardate cosa ha fatto Dalton, palleggio, giro in palleggio, ci si alza e si e va. E ora c'è un colloquio con gli ufficiali di campo che non si capisce per quale motivo ci sia. Comunque canestro valido, siamo in parità con quello, col canestro di Dalton Pepper. Ottima azione in pivot basso di Dalton Pepper, che è veramente di una pulizia estrema, si è svitato sulle linee da fondo. La Gesteco adesso in questo momento ha bisogno della presenza di Dalton Pepper. Logicamente cosa farà Forlì, Franco? Cercherà in tutte le maniere di tagliare i rifornimenti a Dalton Pepper. Si fa luce Adrian dall'alto della sua altezza. Quando lì sotto è difficile ovviamente contrastarlo. Ancora palla per Miani, la consegna ancora ad Dalton Pepper, ancora per Aristide Moa sulla sinistra del campo per Miani, viene fuori e, vabbè, sono rimasto in apnea perché francamente bravo lui, siamo rimasti tutti in apnea perché tiro difficilissimo di Dell'Agnello con la mano destra cercando l'ausilio del tabellone e veramente ha fatto un canestro incredibile Dell'Agnello. Attenzione Adrian fino sotto, tenta la stoppata, invece viene stoppato da Miani, c'è fallo di pallone su Rota, forse secondo, anche questo poteva essere un secondo me questo è molto più antisportivo di quello di prima. Assolutamente. Però magari l'arbitro dice non era in contropiede con Aristide, ma qui sì, ma erano, mentre prima Cinciarini ha tentato di giocare la palla, in questo caso qua pallone ha pensato solo a fermare Rota senza avere la possibilità di recuperare il pallone. Dicevamo la Gesteco ha bisogno di Dalton Pepper, logicamente la difesa di Forlì farà di tutto per non far ricevere Dalton Pepper, che veramente è stato protagonista di una grandissima prestazione con 20 punti realizzati in questo momento, è veramente una prestazione a tutto tondo perché ci aggiunge anche 4 rimbalzi, 5 assist per una valutazione totale di 25, che conferma veramente Dalton come miglior giocatore in campo fino adesso. Allora sono 20 punti quelli di Dalton Pepper, 10 per Miani, 4 di Cassese, 7 di Rota, 5 di Moa, 5 di Battistini, 10 di Dell'Agnello. Battistini che non ha ancora trovato il modo di esprimersi in questa partita. In effetti dall'altra parte abbiamo i 17 di Sanford, i 9 di Cinciarini, i 7 di Valentini, i 15 di Adrian, i 3 di Pollone, i 4 di Penna, i 6 di Benvenuti. Si può ritornare a giocare, il pallone è in possesso della squadra di casa che andrà a rimetterlo in gioco con il numero 10 in casacca gialla a favore di Eugenio Rota, marcatura a uomo. Ecco il pallone verso Dell'Agnello e poi Dalton Pepper, che però viene toccato il pallone in lob servito lì appunto da Dell'Agnello, quindi palla persa. Peccato veramente perché era un'ottima azione costruita dalla Gesteco con un passaggio veramente fantastico di Dell'Agnello per Dalton Pepper. Adrian Sanford si alza per il tiro e va a segnare. Sanford aggiungendo 19 punti personali. Adesso è stata una seconda parte di gara senza dubbio molto molto positiva per il numero 4 di Antimo Martino, ma c'è attacco della squadra di
Pillastrini sotto di 2, 63 a 61. Alice Lemoa non sfrutta lo fondo ma sfrutta il giro del pallone che poi va a rota, ma il tiro suo dai 6,75 va un po' lungo e quindi il rimbalzo ancora per l'Unieuro di Forlì, che ancora non ha la palla nazione da spendere. A 5,56 dal termine della partita, Cinciarini in qualche maniera riesce a stare in piedi e poi c'è Lorenzo Penna, riesce a trovare spazio per dare poi ad Adrian per il tiro da tre punti e sono a 66 a 61. Forse è il massimo vantaggio acquisito, massimo vantaggio Forlì. Sì, per Forlì 5 punti precedentemente, sì. Era arrivato a 4 lunghezze di vantaggio, quindi massimo vantaggio per Forlì. Dalton Pepper, eccolo qua, ancora rota, ci servono anche i punti suoi da 3 anche, va in rimbalzo adesso, ecco ancora Pepper, si alza per il tiro da 3 punti e Dalton Pepper va a siglare e a tenere sempre solo Rettina. Franco è ancora rimasta sulla Rettina dopo il splendido canestro dall'angolo di Dalton Pepper, vero trascinatore questa sera della Gestec. 23 punti per Dalton Pepper. Ora cosa c'è? Una zona 3-2 questa? No, beh. Da 3 punti Cinciarini, che ha fatto il paio con Pepper, quindi si erano schierati male, quindi gli accoppiamenti non erano dei migliori e quindi Cinciarini ha potuto colpire facilmente dall'angolo. Andiamo con Mian, la palla ancora a Dell'Agnello, questo è il quintetto che sente Pillastrini, che gli può portare via qualche cosa, può portare appunto alla conquista di questa partita. Il tiro di Miani, il fallo dello stesso Miani che è accarambolato attorno a Sanford e quindi c'è palla a favore dei Forlì, ma c'è purtroppo anche il quarto fallo di Gabri Miani a 4,28 dal termine, ma c'è anche un minuto di sospensione chiesto da Stefano Pillastrini. Certo, sono 5 punti di vantaggio, non sono nulla nella pallacanestro perché un tiro da 3 li riporta sotto a un possesso, però quello adesso. Che preoccupa un po' è l'inerzia di questa partita, che Forlì ha saputo ribaltare molto bene dopo i primi due quarti, mettendo soprattutto in difficoltà l'attacco della Gestecco. La Gestecco ha realizzato 45 punti nei primi due quarti, Franco, nel terzo e nel quarto quarto finora ne ha realizzati 19, per cui il grande merito di questo parziale va alla difesa proprio di Forlì, che come avevi ben accennato tu prima ha aumentato l'aggressività soprattutto sui portatori di palla e da lì è nato un po' tutta la difficoltà. Logicamente Forlì non vuole far ricevere Dalton Pepper in nessuna maniera e nell'ultima azione è riuscita a toglierlo dal gioco e quindi a mettere in difficoltà la formazione di coach Pila. Dall'altra parte è Sanford, probabilmente vedremo se ripeterà cosa ha fatto prima del canestro precedente, cioè magari cercherà di portare in pivot basso Eugenio Rotta, visto che è marcato da uno più piccolo. 3 falli di squadra a testa, mancano 4,28. Stiamo parlando appunto di questa gara che ci ha riservato questo capovolgimento di fronte, arrivato dopo 3 tempi, perché bene o male la UR Gestecco dopo il primo quarto ottimo, il secondo buonissimo, il terzo un po' meno in verità, e lì è salita un po' di tono anche la squadra di Forlì, che adesso conduce per 5 lunghezze con Lorenzo Penna in fase offensiva, adesso assieme a Adrian, assieme al consegnato a Cincia, ecco ancora Adrian con il numero 11 marcato da Aristide Moa, chiuso da Dell'Agnello, ancora il passaggio per fasce laterali con il tiro all'ultimo secondo di Pollone, il rimbalzo di Aristide Moa e c'è fallo di Penna su Aristide ed è il quarto fallo di squadra per la squadra di Forlì. Il pallone è ancora a favore comunque della squadra di casa. E sono 24 secondi totali perché c'è stato ovviamente il fallo e quindi si è poi rimesso in gioco il pallone nella fase della zona difensiva della Web Gestecco. Dunque Miani prende il pallone con Ritemoa ancora fuori, gira per fasce esterne la sfera, eccolo Dalton Pepper, il tiro è corto, il rimbalzo chiude bene, il taglia fuori la compagine appunto di Forlì e poi
un contropiede ben fatto con il passaggio all'ultimo istante, proprio al volo, a favore di Pollone o Cinciarini. Adesso di Pollone, che andrà in tiro a tirare due tiri liberi. Il quinto fallo di Miani, sì. Quinto fallo perché... di Gabriele Miani che continua a protestare, dice, no, perché lui dice che sono andato su, sono più alto, ho le bruzze più lunghe, ho preso la palla, che aveva messo le mani sul pallone Adrian Becht, d'altronde su Adrian era andato Nathan Adrian, scusami, era andato voleva schiacciare, quindi di conseguenza l'intervento difensivo di Miani era veramente molto difficile. Sì, in effetti, però questo è per Miani, termina la gara con 10 punti al suo attivo, 2 su 2 per Adrian, numero 11 in casacca rossa della Unieuro di Forlì, che ora è sopra di 7 lunghezze. Massimo vantaggio. Ci occorrono dei punti ora per la Uni, per la Web Gesteco. Vediamo se Battistini va a segnare da 3 punti e rianima l'intero complesso di Stefano Pillastrini e tutto il Palla Gesteco, nonché lo speaker ufficiale che spinge con il microfono e altoparlanti il pubblico di qua. Ed è Sanford, il blocco di Adrian, ma non succede nulla se non questo tiro di Sanford che è sbagliato, ed è l'imbalzo di Aristide Mua, che è ancora in giro in palleggio, la palla verso Dalton Pepper, che però sbaglia, tiro leggermente corto. 23 punti intanto per il numero 20, l'italo-americano o americo-italiano, non lo so, vediamo un po', perché in fondo forse abita adesso a Trani. Forse un po' di fretta per Dalton Pepper in queste ultime due azioni. Libero Cinciarini per andare al tiro, il tiro fortunatamente per la Web è fuori, il rimbalzo è per i gialli di della Gesteco, che possono avere ancora un'azione offensiva. È importante andare a punti anche in questa azione, soprattutto in questa azione, per riavvicinarsi, perché sono 4 punti, quindi è più di un possesso. Il blocco di Dell'Agnello su Rota, Dell'Agnello per Battistini, chiuso da Cinciarini e da Pollone, il tiro di Dalton Pepper, gran rimbalzo di Battistini, però l'arbitro ha visto un fallo in attacco dello stesso Battistini a rimbalzo. Boh, io non sono proprio così convinto, il pallone era molto più per lui che per la difesa, eh? Sì, c'era un po' di mattanza sicuramente, come spesso succede sia da una parte che dall'altra. Peccato il tiro di Dalton Pepper che non è entrato, forse un po' affaticato Dalton Pepper in questo finale, probabilmente quella botta non ci voleva qua, logicamente tutta la curva giallo-blu è contenta per il tiro libero sbagliato da Cinciarini. Pubblico che sta fischiando sonoramente il tiro di Cinciarini, che sbaglia, 0 su 2 per lui. Non anche, è una cosa usuale. Non è una cosa usuale. No, no, appunto, quindi anche un giocatore di questa esperienza come Cinciarini ha sbagliato, forse un po' per il pubblico che per la situazione in cui si è. Rota e fa il prestigiatore e Pepper fa il realizzatore. E c'è time out di Antimo Mantino e siamo di nuovo a un punto, siamo lì a Cividale con grazie anche al pubblico, perché ha fatto sbagliare Cinciarini i due tiri liberi precedenti, con questo tiro da tre di Dalton Pepper che lo porta a 26 punti di vantaggio di suoi personali contro i 20 di Adrian, 19 di Sanford e 12 di Cinciarini. Di qua abbiamo 10 di Miani che è fuori per 5 falli, 10 di Dell'Agnello, però bellissima a 1,49, 71, 70. Bellissima partita, Franco, con Forlì che aveva allungato, ma qua la Gesteco ha mostrato il grande cuore che veramente a questa squadra, a questo nucleo di italiani che è assieme a Pilla da 3 anni, adesso c'è stato in questo campionato, c'è stata qualche aggiunta. Sicuramente Dalton Pepper questa sera è straordinario. Ecco che bel spettacolo, Franco, vedere tutto il pubblico in piede a incitare la Gesteco. Manca 1 minuto e 49. Logicamente adesso Coach Antimo vorrà andare
da Sanford oppure da Adrian, mentre farà di tutto la difesa del Gestecco per conquistare questo rimbalzo. Ovviamente cosa gli si può dire alle squadre quando si fa un time out? Non so, assolutamente di difendere forte fino alla morte e soprattutto di essere molto attenti al rimbalzo. Tutte e due le squadre hanno 4 falli al loro attivo, quindi ogni fallo che verrà commesso sarà punito con 2 tiri liberi. È in possesso di palla Forlì con Lorenzo Penna, marcato da Rota. Rota ancora prende il blocco di Adrian, Rota fino sotto, Adrian da sotto misura, gran passaggio di Penna per Adrian, sono 2 punti, sono più 3, è un possesso intero per la squadra di Antimo Martino. Il blocco di Dell'Agnello, ecco ancora Dell'Agnello per Moa, fuori per Battistini e c'è il rimbalzo per Rota. E c'è... No. Non lo so, cioè poteva esserci come non esserci, in effetti ha preso il pallone Rota, però era in fase di... sì, boh, è vero che poi fosse fermo, è vero che il difensore era già lì, ma probabilmente ha accentuato un po' il movimento. Difesa fondamentale per la Gestecco, manca 1:17, Forlì avanti di 3 dopo lo splendido canestro realizzato da Adrian su il passaggio smarcante di Lorenzo Penna. Allora Forlì non ha fretta ma non ha neanche tanto margine di vantaggio, sono solo 3 punti. Penna, il tiro è corto, rimbalzo di Aristide Moa, se ne va in contropiede, c'è il fallo di Cinciarini e poi Aristide che schiaccia per questione di darsi un po' di la carica. Ci saranno 2 tiri liberi a favore di Aristide Moa. Certo che quando Moa prende il rimbalzo e parte in campo aperto è veramente uno spettacolo. Tiri liberi fondamentali per riaprire questa partita dopo lo splendido rimbalzo di Aristide Moa. Aristide dunque in lunetta è tra virgolette obbligato a segnare tutti e 2 i liberi e il primo lo fa con buona parabola. E ora ancora c'ha il secondo a sua disposizione che potrebbe portare la sua squadra a -1, ancora 55 secondi. Non segna, ma c'è il tappino, no, non ce la fa Dell'Agnello a correggere il tiro sbagliato di Moa. Un possesso pulito per Forlì, Sanford per Adrian, ancora Sanford, il tiro da 3 punti di tabella. La tabella è un po' troppo negativa per la Web Gestecco. 34 secondi, 76 a 71. Sono 5 punti, non sono, sono tantini però, a 28 secondi. Vediamo se c'è un tiro da 3. È quello di Pepe, da 3, sbagliato. Il rimbalzo è di Battistini e c'è fallo commesso da Pollone su Battistini. Sì, tiro di tabella veramente ha tagliato le gambe perché sono, cioè, 5 adesso le lunghezze. Vero, ti ricordi che questa è la terza tabella che noi subiamo, che Civitale subisce, sì. Anche settimana scorsa Nardò, pareggio è arrivato con la tabella. E sempre nell'ultimo minuto, Franco, o negli ultimissimi secondi addirittura. Quindi veramente quel tiro da 3 di Sanford di tabella non c'è. Voleva. Intanto realizza il primo, c'è ancora qualche segnale positivo per la Gestecco. 7-2 a 76, sono 4 punti, forse potrebbero, sì, essere 3, però adesso dopo bisogna difendere veramente e rubare la palla. Però sono 22 secondi, quindi bisogna rubare la palla nei primi 10 oppure commettere fallo. Commettere fallo adesso, perché sennò Adrian, se non si commette fallo, giusto, perché se no era meglio forse commettere fallo, fallo su prima, no? Fallo subito. Sì. Se non recuperi la palla entro i primi 5 secondi era meglio. È vero che coach Pila ancora 1 minuto, però adesso ma dovrebbero sbagliare mandare tutti e 2 Cinciarini un'altra volta. In lunetta è veramente dura. Ne basterebbe uno solo a Cinciarini.
infatti ne basta questo a Cinciarini. Poi dopo, vabbè, se sbaglia questo sono 4 punti di vantaggio, 77-73. Amici miei, Cincia potrebbe addirittura anche sbagliarlo volontariamente. Tanto mancano 11 secondi e 2. Sì, situazione comunque, molto difficile. Cinciarini comunque tenterà di segnarlo per avere un possesso da 3 punti e un possesso da 2. Ho sbagliato, 11 secondi. Vediamo se va a segnare da 3 punti, che ancora qualche filo di speranza. Tiro da 3 di Battistini, sbagliato. Pepper da 2, sbagliato, e finisce la partita con Forlì che va a vincere questo scontro al vertice per 77-73 nei confronti della Web Gesteco di Cividale del Friuli. Una Forlì che ha avuto la forza, dopo di essere sotto di 17 punti, di recuperare spazio soprattutto nel terzo e quarto periodo. Se avesse vinto la partita la Web Gesteco, sicuramente l'MVP sarebbe stato Dalton Pepper. Se dobbiamo votare l'MVP per Forlì, che diciamo meritatamente ha vinto questa partita, hanno la stessa identica valutazione e gli stessi identici punti realizzati sia a Adrian che a Sanford. Però secondo me è stato più determinante Sanford, soprattutto nell'inizio del terzo quarto, quando ha riaperto la partita e Forlì è riuscita, dopo aver concluso i primi due quarti sotto di 10, a riaprire la partita. Quindi per me Franco MVP di questa partita Sanford, che ha fatto veramente ammattire la difesa della Gesteco. Sanford ammattire la difesa della Gesteco con i 22 punti, come quelli che ha segnato Adrian, i due stranieri appunto della squadra di Forlì, i 13 di Cinciarini, i 3 di Pollone, i 7 di Valentini. Ed ecco le statistiche che ci dicono che sui tiri liberi noi siamo sul 50%, leggermente di meglio l'Unieuro, 16 su 21 da 2 punti, 13 su 37 e 17 su 35 l'Unieuro, 12 su 25 da 3 punti, 9 su 23 l'Unieuro, e quindi noi abbiamo tirato meglio da 3 punti. Sì, dopo il splendido avvio 7 su 11 resto uguale nei primi due quarti. Comunque, al di là di tutto, una grande prestazione della Gesteco, che ricordiamo era anche priva di un americano, con un Clark in panchina per onor di firma effettivamente, e con un Nikolić che non sta benissimo e quindi non era nemmeno in panchina. E dunque per la Cividale dobbiamo dire i punti dei singoli giocatori: 10 di Miani, 4 di Cassese, 7 di Rota, 6 di Moan, 10 di Battistini, 10 di Dell'Agnello e il sontuoso Pepper con 26 punti. Però chiaramente non si può pretendere che possa fare tutto lui, ha fatto assolutamente bene. E l'MVP per quanto riguarda la Lega, caro però il nostro commentatore con me, per l'MVP è Adrian. Hanno la stessa identica valutazione, 22-22, e ci mettiamo un Sanford anche, vabbè. Allora vedete quello che abbiamo detto noi: Dalton Pepper 5 assi, con Lorenzo Penta 5 assi. La Gesteco cade in piedi però, Assolutamente, una grande partita. Quello che mi è piaciuto di più di tutto è l'orgoglio che la formazione di coach Pila ha mostrato nel finale, quando sotto di 8 punti poteva mollare un poco anche dal punto di vista psicologico, invece è stata brava a rientrare in partita. E alcuni falli, tipo quello fischiato in attacco a Rota, hanno sicuramente un po' inciso sulla partita, però la Gesteco ha mostrato grande cuore, grande carattere. Ricordiamo che è una neopromossa che sta facendo molto bene e che ha dato del filo da torcere fino all'ultimo minuto a una delle capoliste. La Gesteco forse gli manca quel pizzico di qualche cosa in più per riuscire a venire a capo di una partita ovviamente difficile, come era alla vigilia e come si è dimostrata al di là dei primi due quarti, quando la squadra di casa è andata sopra anche, come abbiamo detto più volte, di 17 punti. Però insomma il basket, ma forse sa. Franco, magari è banale come risposta, ma forse manca un americano che era in panchina, in effetti è vero, manca un giocatore straniero, un giocatore che porta punti, porta soprattutto esperienza, soprattutto che possa sgravare di responsabilità in attacco
gli altri compagni e possa accentrare un poco le attenzioni delle difese avversarie. Abbiamo visto per Forlì proprio i due giocatori stranieri, Adrian e Sanford, entrambi veramente risolutivi e non importanti di più per la formazione di coach Antimo Martino. E con l'immagine della Brigata Rualis, passione ducale, ossia i supporters colorati in blu e in giallo di Cividale del Friuli, della Web Gesteco Cividale, che sono sempre caldi, continuano ancora a fare tifo malgrado i ragazzi siano andati in spogliatoio. Ringraziando Icio Zuppi per quanto sempre ci dice, ci accompagna in queste partite. Noi ci vediamo fra 15 giorni ovviamente. Assolutamente Franco, grazie mille a voi e un saluto a tutti gli amanti del basket, in particolare i tifosi ducali. E il punteggio è quello, lo vedete in sovraimpressione e anche sul tabellone, 73-77 vince la Unieuro di Forlì nei confronti della compagine di Cividale del Friuli. Grazie a tutti e buona serata.